con Pietro Sparacino al Corner. Pietro, intanto benvenuto e grazie. Ben trovato e grazie a voi. Allora, la prima domanda, come stai? Perché sto bene, sono particolarmente affaticato perché sono in pieno tour, quindi parto, torno, torno, parto e molte volte ho difficoltà a realizzare dove sto in quel momento. Però sto molto bene, ieri sera ho fatto la replica romana, quindi sono provato dalla replica romana. La stanchezza la sentirai probabilmente poi, dopo... Tutte insieme, tutte sì, insieme, esatto. Arriverà quando... Senti, l'hai anticipato, volevo chiederti proprio di parlarci di questo nuovo spettacolo che è iniziato a Firenze a fine gennaio. Sì, è iniziato a Firenze il 31 gennaio, ho fatto una quindicina di date in giro per l'Italia e il mio nuovo spettacolo dal titolo Il Ventennio, perché festeggio i 20 anni di carriera quest'anno e quindi insomma porto in giro questo spettacolo celebrativo, l'ho chiamato Il Ventennio perché mi sembra il miglior titolo in questo periodo E che cosa politico. sono successi in questi... Cosa è successo in In questo questi 20 anni ventennio? è successo che è cambiato il mondo, semplicemente, da quando ho iniziato a fare il comico a oggi è cambiato praticamente tutto, sono cambiate le regole del linguaggio, sono cambiati i termini che si usano. Nello spettacolo dico che sono passato da essere una promessa della comicità, perché quando ho iniziato i giovani non facevano comicità, non era un settore appannaggio dei giovani. Tanto che mi dicevano: ah, devi avere 40 anni per essere credibile quando ho iniziato. Oggi che ho 40 anni, il mondo della comicità, come tantissimi ambienti lavorativi per fortuna, ha dato largo spazio ai giovani e quindi sono diventato un boomer della comicità in questo ventennio. E nel 2003 la parola boomer non esisteva, quindi abbiamo inventato parole. In questi 20 anni sono cambiate tantissime dinamiche e banalmente c'è stato internet che ha rivoluzionato completamente qualunque tipo di settore, quindi anche la comicità. Banalmente esiste la comicità non su un palco, cosa che prima non esisteva, cioè prima degli smartphone la comicità era dal vivo. Adesso ci sono comici che fanno i comici, ma non salgono sul palco, fanno i comici social, quindi è nata un'altra categoria di comico. Sì, questa digitalizzazione è... Però appunto ti chiedo, è più semplice, è più facile adesso o è semplicemente diverso? È semplicemente diverso, guarda, tendenzialmente non mi metto lì a dare giudizi, ma cerco di capire qual è il motivo del cambiamento, cosa comporta un cambiamento, quindi piuttosto che giudicare mi metto in ascolto e in attenzione per capire quali sono le dinamiche e cercare di comprenderle per farsene amiche. Quindi non c'è un peggio o un meglio, c'è un diverso, tanto diverso. Meglio o peggio, boh, chi lo può dire? E se a proposito di ventennio, se tu potessi tornare al Pietro di 20 anni fa, allora che cosa gli diresti? A quel A Pietro, quel Pietro lì gli direi sicuramente giocati il Leicester campione d'Inghilterra 2015-2016, così è buttaci, guarda, facile. 10 euro, buttaci e giocala. No, gli direi, ma guarda, tendenzialmente gli direi di rifare esattamente quello che ho fatto, perché quello che sono oggi sembra la roba da catechista, la roba retorica. Quello che sono oggi è frutto di ciò che ho fatto, delle scelte che ho fatto. Però nel mio lavoro è veramente così. E ne parlo tantissimo nello spettacolo. Cioè, questo spettacolo qui è un racconto della mia carriera come pretesto per raccontare questi 20 anni. E veramente ogni passaggio della mia carriera è stato determinante per arrivare al punto in cui sto. Ovvio che ognuno di noi punta sempre a fare di più, a ottenere di più, a maggior ragione nel campo artistico, ma io sono assolutamente soddisfatto della mia carriera e rifarei tutto quello che ho fatto, soprattutto gli errori, soprattutto quelle esperienze che sono state, dici Pietro, ma quelle le rifarei perché cioè, il primo servizio alle Iene che è andato malissimo e per il quale io ho ricevuto una shitstorm clamorosa su un argomento oltretutto che era l'omofobia, al quale io tenevo tantissimo, quindi il servizio è stato letto in maniera opposta rispetto all'intento iniziale. Io ci sono stato malissimo e quella roba lì a livello di esperienza, ma negli anni successivi mi è tornata utile non sai quanto, più degli applausi, più del oh bravo Pier, grande servizio, più di quello, molto più di quello. Beh, effettivamente a volte le chiamiamole batoste, no? Possono formare più degli applausi, a volte magari più
neanche troppo sinceri inizialmente. Ma io invece volevo, come studia, come uno stand-up comedian, cioè, per esempio, penso all'attore, no? L'attore ha i suoi miti, spesso guarda quei film, studia certe movenze, certi linguaggi. Uno stand-up comedian, qual è la sua ricerca? Ah, io ti posso dire come studia Pietro, Sì. stand-up comedian, perché poi ognuno c'ha i propri punti di riferimento, il proprio metodo e il proprio modo di approcciare a questo lavoro. Ti direi che Pietro Sparacino studia nella vita, cioè sto tanto in ascolto e mi piace durante la giornata scomporre i vari segmenti della giornata e capire cosa sarebbero potuti diventare se fosse andata quella cosa lì in un altro modo, che è poi il modo più semplice per creare qualunque tipo di storia, mettersi lì, farsi una domanda, cercare di scomporre quello che hai visto, dare alternative, plausibili o meno, a quello che è successo, quindi trasformare un punto A, la linea retta che separa un punto A da un punto B, e trovare una possibile rottura e cercare di far nascere lì la comicità. E Pietro Sparacino, stand-up comedian, in questi 20 anni di lavoro è cambiato tantissimo, perché l'arte va di pari passo con la società nella quale, insomma, nasce, e quindi, essendo cambiata la società, ovviamente è cambiato Pietro Sparacino comedian nell'approccio a molte cose. Cioè, banalmente, ho fatto 40 anni e veramente l'ho accusata tantissimo come soglia, oltre che fisicamente perché sono un catorcio, ma l'ho accusata anche in termini di emotività. E questa cosa qui si ripercuote e si riflette anche sull'approccio che io ho al mio lavoro, alla mia ricerca, agli argomenti dei quali voglio parlare. Cioè, però, rispetto a quello che dicevi prima anche della digitalizzazione, cioè il mercato ormai apri TikTok, apri Instagram e c'è tanta comicità o presunta tale. Tu la guardi anche? Che rapporto hai con quella? Cioè. Guarda, io guardo tanta comicità live perché mi occupo di formazione, di progetti che coinvolgono centinaia di comici emergenti, però essendo un lavoro per me la comicità faccio fatica poi a guardarla, guardo pochissimi special, se non quelli insomma dei mostri sacri, quindi dai vari Gervais, Louis C.K., Chappelle, però faccio fatica a stare dietro alla categoria stand-up comedy su Netflix, banalmente, o ai social, perché la comicità è live, e quindi nel momento in cui c'è la possibilità di vedermeli live, i comici preferisco, e poi quando guardo qualcosa cerco di rifuggire il più possibile dalla comicità, cioè io guardo roba apocalittica e post-apocalittica, se voglio scegliere una serie, un film, perché mi voglio allontanare il più possibile dalla comicità, perché sennò lavoro. Perché sennò se guardo uno spettacolo comico comincio a dire: ah, come ci è arrivata questa battuta? Ah, da dove è nata È uno l'idea? studio anche Assolutamente, quello. sempre, non stacco mai, e quindi preferisco staccare quando devo fruire di qualche contenuto. Tu hai invece, a proposito prima dicevo i miti attoriali, tu hai dei miti, li hai citati adesso in realtà, però anche magari italiani, Ma no, quelli in è. realtà quelli che ho citato non sono propriamente dei miti, sono dei grandissimi professionisti, alcuni mi piacciono, alcuni un po' meno. Non ho veri e propri miti. Ho delle persone che sono state a loro modo punto di riferimento, da comici conosciuti a comici e comiche sconosciute, e ti potrei citare tutto il gruppo Satiriasi intanto, quindi 2009 nasce questo progetto di stand-up comedy in Italia, il primo gruppo è Satiriasi, e da quel momento lì nasce il movimento di stand-up comedy in Italia, perché siamo il primo gruppo strutturato. Quindi ho tutti i miei colleghi di Satiriasi, te li cito come punti di riferimento assoluti, perché è lì che siamo nati come gruppo, come realtà, come modo. Quindi Filippo Giardina, che è stato il fondatore, Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Francesco De Carlo, Mauro Fratini, Velia Lalli, e Daniele Fabbri fino a un certo punto del percorso. Quindi questi colleghi qui sono stati i pilastri della mia carriera da comedian. Poi, se vuoi qualche nome estero, per me è fantastico Steven Wright, che se non conoscete andate a cercare, perché è l'inventore del genere one line, le battute singole che adesso spopolano tra le nuove generazioni.
Lui è un maestro assoluto di scrittura, di mondi che crea, di peculiarità e particolarità del personaggio comico che porta in scena. Ovviamente mi piace Louis C.K., trovo discutibile soprattutto l'ultimo spettacolo di Ricky Gervais. Poi ci sono alcune cose ovviamente che sono così tanto legate alla cultura di un posto che magari non riusciamo noi da qui ad apprezzare Comprendo. fino in fondo ciò che dice un comico anglosassone, perché veramente la comicità, come qualunque forma d'arte, prende spunto dal territorio, è Inevitabile. normale, quindi ci sono delle dinamiche culturali che sono prettamente italiche, a proposito di Ventennio, e viceversa. A proposito di Ventennio, quindi facciamo di nuovo un passo indietro. Tu come hai iniziato? O meglio, quando hai capito? Dover fare sembra quasi che te l'hanno imposto, però cioè. Allora, io sono stato sempre un frontman nella mia vita, nelle varie situazioni in cui mi sono trovato. Lo racconto nello spettacolo, il mio primo ventennio, diciamo che faceva presagire una situazione diversa rispetto a quella che io vivo oggi, cioè io stavo per diventare prete, perché i miei primi 20 anni di vita, li ho vissuti in parrocchia, quindi cantavo in chiesa, animavo la messa dei bambini, facevo le animazioni di piazza in chiesa. Ho cantato davanti a 5.000 bambini durante il giubileo regionale, quindi ero già nel mondo dello spettacolo, ma griffato e brandizzato Chiesa Cattolica. Dopodiché mi trasferisco a Roma, comincio a fare l'università. Uno dei punti, degli snodi fondamentali, è stata la mia terza stagione in villaggio. Io ho fatto 3 stagioni in villaggio turistico, e mi sono innamorato del cabaret. Del banalissimo cabaret da villaggio, ma mi sono innamorato dell'idea di far ridere le persone, cioè mi sono proprio innamorato della reazione delle persone alle battute, e la mia capovillaggio mi ha detto: "Ma sai che sei bravo nella comicità?" Da lì ho fatto già un po' di teatro, tornato a Roma, ho messo da parte il sogno precedente che era quello di fare il capovillaggio a vita e mi sono iscritto a un'accademia di teatro comico e da lì è iniziata insomma la professionalizzazione della mia passione per la comicità e per la risata. Quindi quello è un passaggio fondamentale. E da quel momento lì poi ho cominciato a scrivere, ho cominciato a partecipare ai primi festival di comicità in giro, ho cominciato a farmi conoscere, ed è partita Quindi il insomma quello. villaggio, però anche lì, come dicevi prima, il rapporto live con il pubblico, quindi fondamentale, cioè per esempio tu quando fai qualche spettacolo capisci in base all'umore, come ci si rapporta, cioè magari tu ti segni questa battuta, magari scatta la risata, poi non scatta, cioè questo è un meccanismo interessante, capire. Quando scrivi, tu pensi che arriveranno delle risate e poi le devi andare a testare. La comicità è particolare perché, per dire, a differenza di uno spettacolo teatrale che ha un copione, che inizia e finisce e lo porti in scena solo quando gli attori sono prontissimi dopo mesi di prove, training, entrano nel personaggio, Stanislavski, la comicità, tu puoi scrivere, ma a un certo punto lo spettacolo lo devi dare al pubblico, perché sono le reazioni del pubblico che poi ti fanno capire quali equilibri dare ad Prendere, alcuni so. passaggi. E infatti è uso e costume che si facciano le anteprime degli spettacoli di stand-up. Io con questo spettacolo ho fatto la primissima anteprima al Comedy Village, che è una manifestazione che organizzo da 5 anni, un ritrovo nazionale di tutti i comici. E mi diverte molto fare l'anteprima lì perché è tutta gente appassionata di comicità, quindi e comici, quindi il peggior pubblico d'Italia. Dopodiché da settembre a dicembre ho fatto 6-7 anteprime in cui ho sperimentato lo spettacolo di fronte a tipologie di pubblico molto diverse da nord a sud e poi sono partito in tour, ma è normale che io debba dare, cioè non si può non fare con la comicità, ascoltare le reazioni del pubblico. E decidere poi cosa fare, non farti imporre cosa fare dal pubblico, non sto dicendo questo, anzi, assolutamente, ma capire come le cose che tu hai pensato arrivano al pubblico e poi giocarci. Per esempio, qual è la situazione più difficile in cui ti sei trovato? Guarda, mi sono trovato in talmente tante situazioni che sarebbero tantissime le situazioni difficili da raccontarti. La prima che mi viene in mente, una festa dell'unità.
quando esisteva la festa dell'unità, ma ti direi quando esisteva la sinistra in Italia. E ero su questo palco e a fianco c'era il tendone con i tavoli dove si mangiava, quindi proprio classica festa dell'unità, burdel, un paesino vicino Firenze. Annunciano lo spettacolo, salgo sul palco e nessuno si sposta dai tavoli e viene in platea. Sono stato 3-4 minuti a dire: oh, venite, avvicinatevi. Parliamo di una decina d'anni fa, quindi avvicinatevi, vi prego. Se dai, sta iniziando lo spettacolo e non si avvicina nessuno. Quindi sono sceso io dal palco e sono salito su un tavolo a fare spettacolo. È stata poi una serata delirante, veramente è stata bellissima nella sua follia. Però sono dovuto andare io dal pubblico, Beh, sono dovuto salire interessante, su interessante. un Avrei tavolo provato. precario, mi ricordo. Però poi è stato molto divertente. E poi veramente decine di altre serate difficilissime, serate in cui mi volevano picchiare, serate in cui la gente si è alzata e se n'è andata, serate in cui, l'anno scorso ad Ravenna mi è capitato di fare uno spettacolo in spiaggia, molto figo, molto bello come situazione. Il problema che la struttura accanto stava facendo discoteca, quindi ho Vabbè. fatto tutto lo spettacolo con stunz, 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 Beh, una stunz, stunz. colonna sonora, se È stato vogliamo. veramente. E in una rassegna teatrale l'anno scorso a Ostia, che si chiama Teatri d'Arrembaggio, che è una rassegna bellissima organizzata dal Teatro del Lido di Ostia, un bar a fianco stava facendo karaoke. Quindi ho fatto lo spettacolo con in sottofondo Fiorella Mannoia, Vasco Rossi e Beh, io insomma, tutte vagabondo. scenografie interessanti. Dicevi prima dei film poi che tu guardi quando, quindi ti volevo Sì. chiedere anche il rapporto, che rapporto hai con il cinema, la serialità, che Sono spettatore sei, insomma. dipendente di serie TV, lo dicevo in qualche spettacolo fa. Diciamo che Breaking Bad mi è stato fatale. Ho iniziato con Breaking Bad e da lì non ne sono più uscito con le serie TV. Sono figlio degli anni 90, quindi figlio dei telefilm. Io l'amore per la serialità ce l'avevo già con MacGyver, gli A-Team, Beverly Hills, tutte queste cose che hanno segnato un po' la mia adolescenza. Da piccolo fingevo di avere la febbre, alzavo il termometro con la mano per stare la mattina a casa a guardare MacGyver, gli A-Team, Magnum PI, c'erano tutto questo dal 9 a mezzogiorno. Quindi amore per la serialità, insomma, è storico. Però è diverso perché, per esempio, quelli che hai citato tu, anche Beverly Hills, cioè andavano nella TV generalista in quell'orario, quindi Cioè, non te li potevi perdere. Oggi assolutamente. non puoi simulare di avere la Oggi, febbre perché non lo puoi no. recuperare poi quando. No, anche perché a chi simulo di avere la febbre oggi? A mia madre, no, dice sti No, cazzi, però cioè, vai al dici. lavoro, non è un No, problema, però un c'è 34 ragazzino, gradi. cioè, poi apre una piattaforma e recupera tutto quello. È Oggi diverso, sì, cioè, è oggi diversa sì. la Cioè, fruizione. quando avevo 10-11 anni io, i cartoni animati erano a un certo orario della giornata, i telefilm erano a un certo orario della giornata, quindi se te Esatto. li volevi guardare, Oppure, dovevi esatto. stare a casa da scuola, dovevi stare a casa da scuola, non c'erano altre alternative, lo facevo. Guardo con interesse, ho studiato arti e scienze dello spettacolo, quindi ho un po' di infarinatura anche, insomma, di storia del cinema e tutte queste cose qua. Non è un mondo nel quale sono mai voluto particolarmente entrare, mi è capitato di fare dei provini, delle cose, non è un mondo che mi ha mai preso come possibilità professionale e lavorativa, mentre come fruitore ovviamente sì, vado, devo dire in realtà che vado pochissimo al cinema, la pandemia ha dato la botta decisiva, anche la figlia, perché è difficile organizzarsi, però tantissima roba ovviamente sulle Le piattaforme, sì. guardi, Principalmente serie TV, come ti dicevo prima, tutta roba apocalittica, le guardi. post-apocalittica, perché mi piace capire come gli altri... altri creativi pensano alla fine del mondo. Beh, ce n'è tanta lì, ce n'è Sì. fatta tanta. In chiusura volevo chiederti, quindi, i prossimi appuntamenti dello spettacolo, adesso dove ti Prossimi vedremo? appuntamenti, 26 marzo Torino, 28 marzo Recanati, poi ho un tour in Sicilia che parte dal 4 aprile fino al 9 aprile, toccherò 5 province.
Messina, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Palermo, poi Reggio Calabria, poi Como, insomma fino al 22 aprile sono in giro. Contemporaneamente ripartirà per il secondo anno consecutivo il progetto Open Mic Tour di Comedy Central, del quale sarò coordinatore artistico e MC delle 8 serate che faremo in giro per l'Italia, che è un progetto alla scoperta di nuovi comedian, riferimento a quello che dicevamo prima, che guardo tantissimi comedian dal vivo, e sarà interessante anche quest'anno, insomma, fare anche Assolutamente. queste altre 8 serate, in parallelo al tour del mio spettacolo. E poi c'è la quinta edizione del Comedy Village, al quale stiamo lavorando, che quest'anno sarà un'edizione molto particolare, e non posso Allora, dire invitiamo il pubblico di Otcorn, che è trasversale nazionale, a di più. andare nelle Beh, varietà. assolutamente, si trovano Grazie tutte le date sulle mie pagine social, quindi con Pietro, piacere. grazie mille, ti aspettiamo di nuovo presto. Grazie a te e grazie a voi.